Ben ritrovati per una nuova puntata delle grandi salite di Bike Channel. Un saluto da Paolo Savoldelli e da Massimo Voglia. Ci troviamo a Bienno, un piccolo paesino della Alta Val Camonica. Siamo ai piedi del Croce Domini, la salita che andremo a scalare quest'oggi. La scaleremo da un versante inedito, poco conosciuto, ma veramente difficile. Massimo, dici qualcosa di più. Una salita molto lunga, misura poco meno di 20 km. Da questa parte, da Bienno, partiamo da 430 metri sul livello del mare e arriveremo intorno poco meno di 2000 metri, un dislivello di 1400. Insomma, avremo molta strada da fare. Io la conosco dall'altro versante, per me questo è un versante inedito. Comunque, diamo un'occhiata alla scheda grafica della salita. Tranquillo Massimo, la conosco molto bene io, mi ci allenavo su queste strade. Andiamo all'inizio della salita. Ok. La salita, Massimo, parte esattamente qua. Io la conosco molto bene perché è una strada su cui mi allenavo. Quindi la conosci a memoria. Sì, è una di quelle salite che mi serviva per allenarmi. Con gli sforzi lunghi, purtroppo non riuscivo mai a farla prima del Giro d'Italia perché la strada era sempre chiusa per la neve, però riuscivo magari ad arrivare già a 14-15 km. E già stai parlando di 40 minuti di salita. 20 sì. Km di salita però sono tanti. Sono tanti. Veramente tanti, perché alla fine c'è da capire che questa salita parte da 400 metri e arriva quasi a 2000. E non sono salite comunque molto usuali. Sai, sono 20 km di salita, come dicevamo, non si possono improvvisare assolutamente. Tanto primo tornante, io vedo già la Madonna. Là. Sì, è il Cristo Re. Ah, il Cristo Re. Praticamente è un, diciamo, una statua dorata molto bella che si vede un po' da tutta la valle. Perché ho voluto inserire questa salita nelle grandi salite di Bike Channel? Perché è una salita vera. È una salita che fa la differenza, è una salita che, come ho accennato prima, mi serviva un po' da test. Praticamente io, quando la facevo, alla fine, dopo 15-16 km, c'è un lungo rettilineo. Se ero in condizione, arrivavo lì, col mio passo, alla soglia, come intensità di battiti e di watt, e riuscivo a superarlo bene. Se invece le cose non giravano, li saltavo, dovevo cambiare il rapporto, alleggerire, e non riuscivo più a tenere la stessa intensità. Un termometro per misurare il tuo stato di forma. Solo che cosa succedeva? Che prima del Giro d'Italia facevi fatica a trovare salite aperte, chiuse per neve e via dicendo, quindi ho dovuto poi iniziare ad andare a allenarmi alle Tenerife per prepararmi su questi tipi di salite. Queste salite si facevano da giugno in poi, per preparare il tour, ad esempio. Quante volte la facevi questa salita per preparare una grande corsa? E una frequenza settimanale? Ma calcola che cercavo di fare questa, o il Passo del Vivione, o Monte Campione, che sono salite comunque tutte molte vicine. Molto lunghe anche. Pensa che un anno ero partito da Colere a 1000 metri. Avevo fatto un mega allenamento, Monte Campione fino a 2000 metri, 20 km di salita. Questa salita fino in cima, altri 20. Passo del Vivione, altri 20, metà preso l'anno, praticamente
70 km di salita. Ci ho tenuto una settimana a recuperare quell'allenamento. Avevo veramente esagerato. Ma perché avevi fatto questo tipo di allenamento? Perché venivo da degli incidenti, non riuscivo a trovare la condizione. Avevo bisogno di andare fuori giri. Io a volte trovavo la condizione quando prendevo una cotta, quando facevo fatica ad arrivare a casa, arrivavo a casa in crisi e da lì iniziavi. Poi iniziavo a migliorare. Cioè toccavi il fondo per poi risalire. Esattamente. Nel frattempo la salita si presenta già abbastanza impegnativa nel primo chilometro, chilometro e mezzo. Si ha un solo tornante e le pendenze sono sempre ostinate intorno al 7-8%. In questo tratto, ad esempio, massimo, siamo già 8-10%. Sì. Allora, ti spiego un po' com'è questa salita. Sì. Parte da Bienno, adesso sale, strada molto stretta, panoramica, non durissima, con vari tornanti ma lunghi. Si va poi in mezzo a una valle, in semicosta, e si trova un bivio, l'unico bivio che si trova salendo, che è l'altra strada che sale da Breno. I primi 6 chilometri del passo Croce Domini li puoi affrontare dal lato destro della montagna, da Bienno, quello che stiamo facendo noi, oppure dal lato sinistro, da Breno. Sono simili come durezza, però la salita dove i cicloamatori, dove tutti controllano il tempo, dove verificano la prestazione, è questa. Quando poi superi questo bivio, la strada spiana un pochino e inizia il duro. Si entra nel bosco, si trovano dei tornanti stretti, dei tratti al 14-15%. Ah, però. E quando si trovano questi tratti, sono veramente costanti. E lì diventa tutto più complicato perché si va poi in mezza costa della montagna e fino al 15° chilometro non c'è più un tornante. La parte più dura è dopo 15-16 chilometri, le gambe poi cominciano a farsi sentire. La nota positiva è che dopo 17-18 chilometri, prima di scollinare, si apre tutta la visuale con un altipiano, vedi il rifugio e l'ultimo chilometro e mezzo non è più duro. Una bella salita comunque, guarda, credo che sia un po' un peccato che questa salita non venga affrontata magari nei grandi giri o nelle grandi occasioni. Che ricordi io, il Croce Domini è stato affrontato pochissime volte, mi sembra 3 volte. E anche, però nessun italiano è riuscito a vincere qua. Solo stranieri, ma anche stranieri come no, prese una grande cotta sul Croce Domini, quindi se Ino ha preso una cotta sul Croce Domini è bene portare rispetto a questa salita. Tu hai preso cotte sul Croce Domini? Allora, io ricordo la tappa di Ino che tu hai citato, si saliva dal lago d'Idro, Ino andò in crisi e perse la maglia. Il giorno dopo c'era una tappa breve, un circuito in pianura, arrivo a Monte Campione, Ino puntò la salita primo a tutta, staccò tutti e riprese la maglia a Contini, mi sembra. Sì. E vinse poi il Giro d'Italia. Il Croce Domini lo abbiamo anche fatto però nel 1998, l'anno della doppietta Giro e Tour Pantani al Giro d'Italia. Siamo saliti dal lago d'Idro. È diversa, 27-28 km la salita di là, meno dura. Cosa successe? Zülle, che era uno dei favoriti del giro, andò in crisi salendo proprio dal lago d'Idro. Se ne accorsero
gli uomini della Mercatone 1 e cominciarono ad andare a tutte. Zulle perse contatto, andò fuori dalla classifica. Io ricordo, nel 98 ero solamente al terzo anno da professionista, feci nono mi sembra quell'anno, e arrivai in cima al Croce Domini col gruppo di Pantani e facemmo la salita che noi stiamo scalando in discesa, che è velocissima, tecnica, dove devi saperla guidare la bici. Io la conoscevo come le mie tasche. Arrivai in cima, la presi in testa e andammo via io e Mariano Piccoli. Facciamo poi la valle in due. Mariano Piccoli aveva la maglia dell'Intergiro e mirava al traguardo volante che c'era prima di Monte Campione. E poi, se ti ricordi, ci fu una delle tappe più belle di Pantani, dove staccò Tonkov a 3 km dalla cima di Monte Campione con quella serie di scatti infiniti. Eh sì, fu una tappa indimenticabile quella, forse una di quelle che più anche avvicinò la gente, le persone, ad appassionarsi alla bicicletta. Finora questa salita mi piace molto perché ha pendenze accettabili, non hai pendenze estreme come quelle che riguardano Mortirolo, Zoncolan, quelle salitacce lì. È una salita in cui, se sei preparato, puoi decidere se far fatica oppure dosarti. Abbiamo percorso solamente 2 km, poco più. E guarda, io fino adesso ho usato un 25, ho messo un certo momento il 27 perché eravamo appena partiti. Qua la scelta dei rapporti è fondamentale, perché molte volte si tende a lasciare il rapporto di scorta per gli ultimi chilometri, invece no, se ce l'hai bisogno subito, un rapporto agile, è opportuno metterlo e far girare le gambe nella maniera più equilibrata possibile. Ora è bello, guarda che panorama già qua. Ecco, qua si comincia a aprire il panorama, vedi, si vede sì. La valle, Monte Campione resta alle nostre spalle, bisogna fare una ventina di chilometri di pianura, mentre se si sale la Valle Camonica si trova il Passo del Vivione, la Prica, il Mortirolo da Monno, si va a Ponte di Legno, Gavia, Tonale. Siamo in una zona che in un attimo vai a fare delle salite che hanno fatto la storia. C'è l'imbarazzo della scelta, veramente. Tu calcola che questa salita io la facevo a tutta in un'ora. Noi ci mettiamo un po' di meno. Se ci terremo un po' di più, un'ora e mezza, potremmo ritenerci soddisfatti, anche perché io la facevo a tutta e non dovevo parlare e spiegare la salita, ovviamente. Ah, sì. Oltre al fatto che ero professionista, pesavo 10 kg meno di adesso ed ero molto allenato. L'importante su questa salita non è alquanto la durezza, e non fraintendetemi, perché non è una salita facile, poi lo scopriremo, ma è la lunghezza che ti uccide. Infatti noi abbiamo tenuto tutti e due ancora un 36-29 come rapporto massimo, per riuscire a salire con un rapporto più agile. Adesso i rapporti, anche la concezione della scelta dei rapporti in ambito professionistico, tu me lo confermerai Paolo, è molto cambiata rispetto a una decina di anni fa, perché una volta non c'erano le alternative che adesso sono disponibili sul mercato, come già 11 velocità, una volta c'erano 9, poi 10, però mi ricordo che i corridori professionisti si usava al massimo il 25.
fino a qualche anno fa. Poi fortunatamente ci sono state nuove innovazioni. Guarda che bella questa curva, favolosa, con il 34, il 36, il 38, insomma tanti rapporti. Adesso se si guardano i corridori durante le tappe del Giro d'Italia o le corse, anche i grandi scalatori adoperano un 34, 36, 29 e 30 anche, mentre una volta non era così. Ma è cambiato tutto, Massimo. Una volta c'era la concezione che il corridore più forte era quello che spingeva il rapporto più duro. Adesso invece si è capito che con il rapporto più agile si riescono a fare più watt, si ossigena di più la gamba. L'esempio al Giro d'Italia del 2015 sul Mortirolo, che è una delle salite più dure, abbiamo assistito a una grande performance del grande Alberto Contador, che ha puntato la salita staccata di 50 secondi per un problema nella discesa della Prica e ha recuperato e rimontato tutti, nonostante Contador non arrivi ai 60 kg, montava un 34 davanti per 32 dietro, mi sembra, no? Sì, sì, intorno a quel rapporto lì così agile, 30-32. E lo usava. Io l'ho seguito con la Motorai sullo Zoncolan, dove aveva montato un rapporto del genere, e ho proprio visto che lo aveva usato, perché Contador mulina tantissimo sui pedali. La sua grande dote è quella. Tra l'altro, la sua posizione è molto avanzata sulla sella. Sì. Se i nostri telespettatori vanno a riguardare le grandi performance di Contador, vedete che è molto alto, pedala di punta, scivola avanti sulla sella quando è a tutta. Tra l'altro, non bellissimo da vedere, quella posizione a me non mi fa impazzire, ma molto efficace. Ognuno ha la sua posizione. Molte volte sento anche degli appassionati cicloamatori che si domandano come possono fare per stare in bicicletta come tal corridore. In realtà quello che ti ho detto, Paolo, riguardo Contador è proprio l'esempio classico, che tralasciando il fatto che la bici debba essere in misura, però ognuno ha la sua posizione in bicicletta e il suo modo di pedalare, perché chiaro, adesso non si parla di scompensi o di modi sbagliati di andare in bicicletta. Però se tu prendi Contador, secondo me, lo metti, gli fai le misure in un certo tipo, non si troverà mai bene, perché il suo modo di pedalare è quello di stare così sulla punta della sella. Se ci fai caso, lui ha anche un reggisella che guarda indietro. Questo vuol dire che la sua natura gli permette di pedalare in quella maniera. Poi anche in salite lunghe il gesto è fondamentale, è importante ogni tanto alzarsi sui pedali, e lì c'è un piccolo trucchetto. Qua spiana, però qua spiana e metto un rapporto più lungo, un 25. Adesso sto salendo anch'io con un 25 36. Questo è una delle poche aperture della salita. Tra poco troveremo il bivio che sale da Breno. Qui si può recuperare un pochino. Sì. Allora, facciamo il punto della situazione. 3,5 km per chi volesse venire a fare questa salita, e trovate questo primo tratto che spiana un po'. Siamo al 5-6%. Sì. Abbiamo trovato dei tratti anche al 10-12, ma non molto lunghi. Il fondo stradale è bellissimo. Non fatevi prendere la mano, però. No, assolutamente. Risparmiate, come stiamo facendo noi in questo momento, perché la salita è lunga. Quando si supera l'ora, si superano i 15 km, non si è abituati. E bisogna salire in riserva.
Sì. Avendo il rapporto agile montato come abbiamo noi, questo va usato. Non dovete ragionare come si faceva una volta, che si saliva col rapporto duro pensando quello più agile lo tengo per dopo. È sbagliato, perché se il rapporto agile te lo sei tenuto per quando non hai più, non serve a nulla. Però guarda, già arrivare, Paolo, a questo punto, il panorama che incontriamo è già un premio, quindi è già una conquista. Ma vedrai dopo. Sì, eh. Adesso, tra 2-3 chilometri, troviamo una strada stretta nel bosco, dura, ma bellissima. Ti sembra di essere fuori dal mondo. E lì le pendenze si fanno dure. Tra poco troveremo il bivio di cui ti ho parlato e qui siamo ancora in una fase abbastanza tranquilla. Adesso siamo praticamente ai 4 km di scalata, una pendenza dell'8%. Io sto salendo a dei battiti abbastanza bassi, 138-140 battiti. Voglio vedere, stiamo facendo una VAM di 1000 metri ora, che non è affatto male. Siamo a 787 metri di altitudine, ne abbiamo ancora più di 1200, sì. E abbiamo scalato per 20 minuti. Ma il dato importante è vedere quello che abbiamo già fatto di dislivello, che il nostro Polar V650 ci dà 350 metri. Visto che tocchiamo questo tasto, vorrei in questo tratto di strada che non è particolarmente difficile, vorrei spiegare un po' ai nostri telespettatori come ci siamo equipaggiati, partendo dall'abbigliamento, dal casco e tutto. Abbigliamento, usiamo dei prodotti innovativi, la classica, perché per quanto possa sembrare una cosa di, diciamo, carattere secondario, in realtà avere un indumento che non ti dà fastidio, non ti tira, perché sai, quando si è tutta in salita anche una piccola goccia di sudore sulla faccia ti può dare fastidio. E qua noi pedaliamo in maniera veramente molto libera e molto elastica. L'abbigliamento della classica è un abbigliamento classico, il nome lo dice già, vedete dalle inquadrature, molto sobrio, scritte non grandi. Diciamo, segue un po' quello che è la tendenza del momento. Il pantaloncino, che è una cosa fondamentale, è bello aderente e non si muove. La maglia è elastica, ma quando metti le cose in tasca non si muove, perché alla fine in salita, quando sei a tutta, ti dà fastidio tutto. Ricordatevi che la maglia non deve essere larga, deve essere stretta, perché quando mettete la roba in tasca vi dà fastidio tutto. Poi, se avete caldo, abbiamo la zip che si apre quasi fino in fondo, quindi alla fine ci possiamo comunque, diciamo, gestire molto bene. Passiamo a quanto riguarda la bicicletta. Beh, qui abbiamo a disposizione la C60. La mia è fatta su misura, con le mie misure classiche, 55 di altezza per 56 di lunghezza. Tu puoi farla su misura perché con il sistema delle C60, classico sistema che adotta col Nago ancora dal Master, telaio storico in acciaio, si può fare, appunto come te Paolo, il telaio su misura, perché qua non si parla di uno stampo, non è monoscocca, ma qualora fosse anche monoscocca, col Nago non ragiona con le taglie SLM, ma ti fa la bicicletta al centimetro, perché è un parco misure che parte dal 42 slooping per arrivare al 58, è la misura. Oh, qua c'è la sprita la salita. Sì, questo strappetto è un po' più duro e l'abbiamo visto anche dalla pendenza, ma è poca roba. Troviamo il bivio adesso e gli ultimi
500-600 metri di strada che spiana. Poi andremo sul versante di destra, entreremo proprio in quel bosco che vedi guardando alla tua destra, e lì si fa tutto più difficile. Allora, passo Croce Domini, 13 km, mi ha percorso circa un quarto di salita, e qua il cartello ci indica che, vedi, il valico è aperto. Esatto, calcola che viene aperto nei primi giorni di maggio, a metà maggio, dipende il tempo. E prima si parlava di questo modo della risalita che a volte hanno i professionisti e gli appassati cercano di emulare in maniera sbagliata, oltretutto, secondo me. Per dare dei riferimenti in salita è fondamentale, come ti dicevo, ogni tanto alzarsi sui pedali, però su pendenze come queste, accessibili, io quando mi alzo sui pedali preferisco mettermi giù un dente, alzarmi sui pedali e poi mi risiedo e ritorno col rapportino agile di prima. Ma attenzione, perché se sei in gruppo o in salita o in pianura, quando ti alzi dai una mezza pedalata e poi ti alzi in avanti, perché sennò molte volte la gente si alza sui pedali così. Però se tu guardi la ruota, se io faccio così vado indietro di una spanna, e se qualcuno la ruota può capitare che si tocca dentro se non è molto attento o anche molto esperto. Quindi se vuoi alzarti sui pedali, un consiglio: butta la bici un pochettino in avanti per non farsi di questo rinculo, diciamo, che potrebbe danneggiare chi ti sta dietro e provocare disastrose cadute. A 5 km e 3 sta per terminare la prima parte della salita. 8,90. La più facile. Adesso la pendenza comincerà a salire. E qui potremo spiegare ancora meglio quello cui hai accennato tu. Allora, il come andare in salita è il come mettere in posizione la bicicletta, no? Sono caratteristiche, diciamo, personali. Ricordiamo tutti, non so, Ulrich, che stava sempre seduto con i rapportoni. Pantani, che stava quasi sempre in piedi. Lì è una questione anche fisica. Per star seduto, una delle cose che conta di più oltre alle gambe sono i muscoli dorsali, perché i muscoli dorsali ti permettono di spingere di più da seduto, sono collegati al posteriore della coscia e al gluteo. Ricordiamo Bugno, che era molto forte e pedalata da seduto, o Indurain, proprio perché avevano queste caratteristiche. Infatti chi fa fatica a star seduto e si deve alzare sempre in piedi, la cosa proprio che può fare d'inverno, un po' anche a corpo libero o su panca d'estate, e fare degli esercizi dei dorsali, degli addominali, degli esercizi per rinforzare proprio la parte posteriore. È importantissimo. Io li facevo e mi accorgevo della differenza, che riuscivo a spingere di più. Poi sai, questa cosa che hai detto secondo me è sacrosanta, perché molte volte uno tende a fare questi esercizi un mesetto in inverno oppure due mesi e poi durante l'anno se li dimentica. In realtà sono, basta dedicare poco tempo, 10 minuti al giorno, però sono veramente esercizi, che quelli che dice Paolo, che sono fondamentali. Perché a me è capitato, anche quando fai sete non preparato inizio stagione, di finirle con dei dolori qua dietro, no? Quelli di cui si parlava di poco fa. Fondamentale avere una tonicità generale, data anche dallo stretching. Stretching è importante anche quello, farlo un pochino, perché sai, è tutto un insieme di cose, piccole cose che però ogni giorno danno i loro benefici. Massimo, abbiamo parlato tanto di rapporti. Noi montiamo
Gruppo Campagnolo Elettronico. Tu che hai un negozio, spiega ai nostri telespettatori quali sono i benefici di un gruppo del genere, il peso, la pedivella in carbonio, le cose che sentiamo in bici essere molto efficaci. Allora, partiamo dal presupposto che siamo arrivati a un punto di evoluzione tecnica in cui c'è l'imbarazzo della scelta. Il mercato ti mette a disposizione davvero tantissimo. Noi pedaliamo su prodotti, su biciclette con Nago C60 montate Super Record, che a volte anche i professionisti ci invidierebbero, no? Ma sai, parlando di Campagnolo, fa una gamma talmente vasta che una persona che si approccia alla bicicletta, magari non tutti hanno la capacità sia economica ma anche proprio di apprezzare un Super Record. Di conseguenza ci sono alternative come possono essere un Chorus, Atena, un Veloce, varie gamme di prodotto adatte a tutti. Chiaro che più vai su con il costo, con la gamma, e più i materiali saranno nobili, quindi ci sarà più prevalenza di carbonio rispetto alla lega d'alluminio. E comunque in genere nei componenti per il ciclismo meno peso e più costo, perché per fare un prodotto di estrema affidabilità e sicurezza ci vogliono studi e ricerche che poi implicano anche un costo finale. Tanto discorso elettronico, meccanico, ci sono davvero molte scuole di pensiero. Io credo che l'uno non escluda l'altro, nel senso che tu stai usando un gruppo elettronico Super Record e io un gruppo meccanico. La differenza, certo, c'è, perché con un gruppo elettronico diciamo che non hai la, cioè riduci al minimo la possibilità di una imprecisione del cambio, perché una volta che lo regoli è settato. Poi c'è il deragliatore che si autocentra, molte volte si vedono, ecco anche lì, poi apri una parentesi per l'utilizzo della catena sui rapporti. Quando metti la catena su 50, 19, 21, vedi il deragliatore che si muove per far sì che la tua catena non streghi contro, perché anche lì è importante sapere che la catena deve lavorare in un certo modo. Questa è una piccola infarinatura, poi Paolo domani ci torniamo su questo argomento, però molte volte vedi amatori pedalare con 50-25 ed è sbagliato, perché la catena lavora di traverso. A quel punto puoi mettere il 34, 17 o 16 che fa gli stessi metri, ma la catena lavora dritta. Io, nella mia ignoranza, perché nonostante abbia fatto tanti anni da professionista, ho sempre avuto delle persone brave che mi sistemavano sia le scarpe che la bici. Io controllavo le misure della bicicletta, poi la regolazione tutta la affidavo ai meccanici che erano più bravi di me. La cosa che ho notato con l'elettronico è che se il cambio non funziona bene, si è starato, lo metti in funzione regolazione, lo metti nella posizione che ti dicono, controlli che non gratti il cambio, sposti su e giù con la levetta che usi a cambiare la catena, e quando la senti perfetta confermi e il cambio è a posto. E mi viene molto più facile che con il cambio meccanico, se devo essere sincero, quando ho capito il meccanismo. E certo, è vero, non hai detto una cosa sbagliata, anzi, tu qua ti affidi all'elettronica, quindi con dei tasti, poi chiaro, la tua manualità, come dicevi, che lo regolavi mediante queste levette qua, però è una questione di capire un po' come funziona il cambio, poi riesci a regolarlo tranquillamente anche tu. Ecco,
tu Paolo hai una certa esperienza, però molte volte, se non si ha molta dimestichezza, è meglio aspettare un giorno o due e poi portarlo al meccanico o farlo vedere a qualcuno che se ne intende prima di complicare le cose. Comunque sì, è vero, è molto semplice. Mentre il cambio meccanico è un po' più soggetto, magari un po' più tra virgolette, a sregolarsi, perché è un cavetto meccanico. Nel frattempo mi interrompo perché qua mi sa che c'è questo bel tratto rettilineo. Qui siamo al 14% e è quel tratto nel bosco di cui ti parlavo. Eh sì, l'ho riconosciuto nel bosco. Per assurdo io sto soffrendo meno adesso di quando correvo, perché qua io arrivavo da quel tratto pianeggiante che per fare il tempo non ti potevi permettere di rallentare, e prendevo questo strappo già con un bel mal di gambe. Questo strappo continua così un po', ci sono due curve molto strette. Abbiamo percorso in questo momento, per chi vorrà fare questa salita dopo che l'avrà vista su Bike Channel, qui inizia il duro del Croce Domini. Ah sì. Da qui in poi il respiro sarà poco. Abbiamo percorso 7 km e 150 metri. Stiamo salendo a una velocità di 10 km orari, a 66-67 pedalate al minuto, e siamo un tratto di strada all'11%. Io sto cercando di salire sotto i 300 watt. Ricordi, sì, quando abbiamo fatto il mortirolo non riuscivamo a salire piano, perché quando superi il 18-19% diventa impossibile. Qui si può riuscire a risparmiare un po'. Andiamo a vedere poi la VAM, siamo sempre intorno ai 1000-1020 metri ora. Abbiamo superato i 1000 metri di altitudine, siamo a 1060. Vi ricordo che dobbiamo arrivare a 1900. Eh sì. 36 minuti di scalata, un dato che ho già dato parecchie volte, ma è importante. Io ad esempio sto spingendo più o meno gli stessi watt sia con la gamba destra che con la gamba sinistra, perché vi ricordo che con il Polar V650 e i pedali Look Polar, che ci permettono di misurare la potenza, riesci anche a capire quanto spingi con una gamba e quanto spingi con un'altra. Questo è importante, perché sai Paolo, noi non siamo uguali. Se noi dividiamo il nostro corpo in due, ci accorgiamo che l'occhio destro dal sinistro è diverso, non siamo simmetrici, e lo stesso le gambe. Poi c'è chi più in assi, in equilibrio di natura, come te, che pedali con una percentuale molto simile, anzi sei molto preciso sulla destra e la sinistra. Poi chiaro che se pedali con la destra al 40 e con la sinistra al 60 può andare bene, ma nel caso tu hai uno scompenso importante, ecco, con il Polar usa i 50, puoi correggere il tiro con degli esercizi e migliorare il tuo modo di pedalare. Sì, però sempre, anch'io sto pedalando sotto i 300 watt con una frequenza all'incirca sotto il medio. Il medio è quel valore, ricordiamo sempre, intorno all'80% del massimale, quel valore che ti consente di fare fatica ma smaltirla. Dai, possiamo dire che andiamo ancora forte, perché qualcuno ce la superiamo. Com'è, dura? Eh sì, siamo neanche a metà. Sentite cosa ha detto? È lunga ancora. Però, allora, scusami, prego, prego, parla tu, che a me fa piacere se parli tu. Adesso dovremmo trovare un altro tornante. Siamo sempre comunque intorno
al 10% di pendenza. Io adesso sto usando il 27. Sì, anch'io. 39, 36, 27. E avendo questo rapporto riesco a viaggiare intorno alle 70 pedalate, che dovrebbe essere il limite minimo della frequenza di pedalata in salita, secondo me. Sì. Ovviamente sembrerà assurdo, ma quelli che riescono ad andare agili sono quelli che hanno più potenza, perché sviluppano più watt. Infatti, cosa succede quando vai in difficoltà? Continui ad arroccarti sul rapporto duro. E non è più agilità. Qui siamo 14%, 13-14. Ma infatti, guarda, parlando con molti ragazzi, amici che vanno in bicicletta, loro pensano in inverno, no? Senti dire, guarda, ho fatto 30 di media, 28 di media, andavo 35 all'ora, però guarda che più è più semplice, secondo me, andare due ore con 53, 16, 15 a 35 all'ora, che fare due ore col 39, 19 in agilità a 20, 25 all'ora, se non sei abituato. E l'agilità, come dice sempre, ti insegna Paolo, è la base di tutto, perché se non hai agilità non potrai sfruttare la potenza, non potrai avere potenza, ma soprattutto non potrai salvarti quando avrai momenti in cui sei in difficoltà, e non sono pochi questi momenti. Se tu vedi, se tu riesci ad andare agile, è sintomo di potenza. Poi se la potenza ce l'hai, riesci ad andare agile, cioè non agile, con una frequenza alta, perché agile e avere una frequenza alta sono due cose diverse. E buttare giù il rapporto aumentando la velocità. Adesso Massimo sale ancora così, per parecchi chilometri non troveremo più un tornante che torna indietro. Viaggiamo tutto sulla mezza costa di questa montagna. C'è un piccolo paesino, quattro case con una fontana, e lì si può recuperare un pochino. Sì. Per i cicloamatori che venissero a fare questa salita, tra un chilometro e mezzo è il punto ideale dove mangiare qualcosa, perché si riesce a star seduti e si riesce a recuperare un pochino. Ricordate che fare una salita di più di un'ora senza mangiare è sbagliato. È sbagliatissimo, te la fa pagare. Poi attenzione qua, questo tratto che mi dici tu in mezzo a costa è tutto al sole. È vero che questa salita, in questo, nella prima parte della mattinata, della giornata, trovano molti spazi in cui c'è l'ombra ed è bello fresco, però quel tratto qua è tutto scoperto. In caso di giornata calda potrebbe essere un'ulteriore difficoltà a quella della salita, che già di per sé è difficile. Comunque, quanto ti dà di pendenza a te? 12-13%, eh? Sì, qua mi dà una pendenza del 12%. Calcola che quando la facevo io non avevo uno strumento così evoluto. Avevo il cardio, il misuratore di potenza, ma non vedevo la pendenza. E questo tratto ti inganna, perché è tutto dritto, strada larga. Eh sì. E mi sembrava di fare una fatica bestia, ma adesso ho capito il perché. Ma perché è duro. Sì, poi secondo me la strada larga così è dritta, non ti dà la reale percezione, e quindi dici, cavolo, ma cos'è, non vado avanti? Invece in realtà tu vai avanti, ma è la strada che è dura. Comunque
a forza di fare grandi salite un po' di gamba mi sta venendo. Sì, ecco, non fartene venire troppo perché devo farle io con te le salite. Quante volte ti alleni alla settimana? Ma guarda, io cerco sempre di tenermi aggiornato con gli allenamenti, magari anche un 3 volte a settimana, chiaramente sempre in maniera compatibile coi tempi. Quello che non faccio mai, quando magari capita il giorno la settimana che non ti alleni, è di uscire la domenica cercando di recuperare il tempo perso, che è un po' l'errore che fanno anche i ciclomotori, sai. Non esco mai in settimana, a domenica faccio 150 km. Secondo me non è la scelta più azzeccata. E invece Paolo, te t'alleni? Ma io se riesco cerco di andare anch'io 3 volte alla settimana. Magari non faccio tanto, massimo 80 km. Però ho visto che per chi ne ha la possibilità bisogna fare la salita, sì, per migliorare, perché alla fine in pianura sì, puoi andare anche a tutta, ma consumi tanto anche psicologicamente. In salita tu sei obbligato a spingere e a far fatica anche se non lo vuoi, e ti alleni. Basta guardare quando scarichiamo i dati del nostro Polar, il grande lavoro, i grandi watt, le medie, le alzi sulle salite. Sì, la salita è veramente un buon 60% di palestra per un corridore, è la salita. Arriviamo a questo punto, siamo a quasi 10 km e si ha veramente uno scenario favoloso. Alla nostra destra c'è quella montagna piena di pini, abeti, bellissimo. Guarda che veramente ogni chilometro è una conquista che appaga gli occhi, perché era tanto che non pedalavo in posti così belli. Questa è proprio bella. Allora, durante la settimana c'è anche pochissimo traffico. Il sabato e la domenica trovi tanti motociclisti, macchine d'epoca. Sì? Sì, perché questa strada è inserita su un percorso motociclistico. I tedeschi specialmente, ne vedi tantissimi che si fermano poi in cima a mangiare al rifugio, perché in cima il rifugio è posto a un bivio. A destra si va al Maniva e c'è una strada, una delle strade più in alta quota d'Europa. Ma va? A sinistra si va invece al lago d'Idro, bisogna salire ancora 1 o 2 km con un vallone, ma noi la salcalata la termineremo al rifugio, perché il termine di questa scalata è lì. Tra l'altro, per andare a Maniva è anche sterrata la strada, no? Metà salita, Paolo. Il pezzo duro, il primo è finito. Adesso, io qui quando correvo, andavo su col 39-19. Era qui dove facevi il tempo, perché alla fine siamo di un tratto di strada dove la pendenza è 8-9%. Ti inganna, perché sì. Guarda, avresti detto che era l'8%, no? No. Avrei detto 4-5 massimo. Certo che, guarda, chilometro dopo chilometro è sempre più una piacevole scoperta questa salita, perché è proprio un bel posto. Guarda che dalle mie parti le mie salite preferite erano Passo del Vidione e questa, Croce Domini. Passo della Presolana, Monte Campione è quasi troppo dura, perché ha
la prima parte che non molla mai, poi dopo spiana 2 chilometri, e lì quando facevo anche dei lavori mi scocciava un po'. Adesso qui, per un ciclo amatore, questo è il punto dove bisogna mangiare e bere, e per questo io bevo. Tra l'altro abbiamo parlato di tutta la nostra attrezzatura, una cosa importantissima sono anche le scarpe. Le scarpe sono fondamentali, fondamentali. Noi pedaliamo con Sidi, tutti i più grandi corridori della storia hanno adoperato queste scarpe, però anche le scarpe che evoluzionano hanno fatto. Ma scherzi, tu calcola che Sidi sta per Signori Dino, che è il proprietario della Sidi, che correva nelle categorie giovanili. A un certo punto, una storia incredibile della tipica imprenditoria italiana, ha iniziato a fare scarponi da sci e poi era ingrassato tanto, sì, e ha riniziato ad andare in bicicletta. Va in bicicletta, dopo 15 anni che non andava, mette le scarpe e dice: ma cavolo, possibile? In 15 anni non è cambiato nulla. E mi ricordo, mi raccontava, mentre andava in bici al ponte di Vidor, gli facevano male i piedi, non aveva le tacchette a posto, e disse fra sé e sé: ma possibile che non si può fare una tacchetta mobile? È arrivato a casa, un pezzo di lamiera, e è stato il primo a fare la tacchetta mobile, il primo a sponsorizzare con le scarpe un corridore che è stato Moser, e da lì è nata una grandissima evoluzione. Noi adesso usiamo le Wire, che sono delle scarpe con la suola in carbonio, tomaia in pelle, due rotori di chiusura, perché il piede deve essere chiuso al punto giusto, ma durante la giornata il piede si gonfia e si sgonfia in base al tempo, all'acqua, e bisogna essere in grado di cambiare la chiusura. È molto semplice, questo. Molto, molto facile. Molto facile, basta la piacciare. Scarpa poi, se hai mal di piedi, non va da nessuna parte. Eh no, sai, le scarpe sono veramente una componente fondamentale, sia sulla bicicletta che anche nella vita di tutti i giorni. Poi tu ti ricordi, magari le hai anche usate, quelle nere con tutti i buchini. Io le ho usate, tacchetta per la gabbietta, suola in cuoio, e poi piano piano siamo arrivati a questa scarpa, la Wire, suola in carbonio, molto rigida, perché sai, quando tu spingi sui pedali, la flessione della suola implica comunque una seppur minima dispersione. Ma poi ti può venire anche una tendinite se la suola flette troppo, perché si infiamma il tendine d'Achille. Ma comunque, tornando alla salita, qui siamo al 4-5%. Qua, mi sembra di rinascere, 80 pedalate al minuto, stiamo salendo circa a 20 km orari. Questo tratto, per chi venisse non molto preparato, cercate di farlo lento, perché finisce subito, sono proprio questi 600-700 metri, poi rinizia lentamente, lentamente, ma inesorabilmente a salire. Però sì, questo, diciamo, questo qua è un po' il giro di boa della salita. 10 km, poco meno di un chilometro in quella strada, che oltre a spianare ha un manto perfetto. La bici scorre, ancora per poco scorre, perché tra un po'. Quella strada è larga, è uno dei pochi tratti comunque a due corsie, poi si restringe molto. Ma guardati in giro, che spettacolo!
Guarda in giro che panorama. Poi oggi la giornata valorizza ancora di più questo stupendo territorio. Peccato però che questa strada Camporaro, 1400 metri. Siamo ancora bene, ancora un bel dislivello comunque. Abbiamo ancora 500 metri, calcola che abbiamo fatto. Abbiamo fatto 11,6 km. Sì. Gli ultimi due sono pianeggianti. Siamo partiti un pochino più avanti, proprio all'inizio della salita, quindi saranno meno di 20 km, perciò 18 km. Per fare questo dislivello comunque in 5 km vuol dire che troveremo un tratto di strada con la tendenza al 10%. Guarda, eccolo là. Guarda qua avanti, questo è quello duro. Da qui, ecco, io arrivavo qui cominciavo a capire se riuscivo a cambiare il passo o no, perché adesso qui la strada sale e non molla più, non c'è una curva, quindi non hai un attimo per respirare. Se sbagli e sali un pochino troppo forte, o se non hai la tenuta su una salita così lunga, il rettilineo che andremo a trovare te lo fa pagare, non finisce più. Io sul 21, metto il 23, rapporto più agile. E comunque dopo sono curioso di sapere se questo tratto, la risposta che ti darà, nel caso in cui questo tratto ti confermerà la tua condizione, ti prego di aver rispetto. Ma diciamo che, Massimo, il fatto che comunque parliamo, no, certo, mentre sì, saliamo, è indice che dobbiamo salire, sì, un po' più a freno. Guarda, è dura, sì. Qua inizia. Questo è un tornante che non ti fa recuperare. Ma va. Effettivamente i tornanti sono un po' l'unico piccolo alleato che ha chi scala la salita. E via, dai. E quella fase lì, se la guardi da qua, ti rendi conto che è molto impegnativa. Passo Croce Domini, via delle Pinete. Siamo a circa 7 km dalla vetta e comunque il tratto del chilometro appena pedalato insieme ci riordina un po' le idee. Qua iniziano a mancare le parole. Sì, cominciamo. È l'emozione. A che altitudine siamo? Qua siamo 1400. Quasi 1420. Ecco, di solito sopra i 1500, sopra i 1800 senti la differenza. Mm-mm. Sopra comunque i 1400 il fiato senti che ti manca. Poi altezze estreme, ad esempio sullo Stelvio, quando arrivi alla dogana, che sei a 2003, lì c'è ancora un salto. Ah, caspita. Cambia. Siamo già al 10% di pendenza, abbiamo superato il 12° chilometro di salita. Per chi non fosse riuscito a mangiare sul tratto che ha spianato prima, può comunque bere. Noi abbiamo degli integratori nella borraccia e man mano saliamo, ovviamente senza andare in difficoltà, riusciamo a mettere un po' di energia. Ah sì, però c'è da dire questa cosa, anche se sei dimenticato di mangiare, nessuno ti vieta anche di fermarti un momento se non hai velleità di tempi o di classifiche, o no? Sì, sicuramente. Parlando di classifiche, mi ricordo nel 98 la fatica che avevo fatto salendo il Croce Domini di là. Quando si staccò Zulle dal Mercatone 1 per eliminarlo completamente, aveva già avuto un cedimento, Pantani era in rosa, dal Mercatone 1 cominciò a tirare tutta e di là non è così dura. Quando la salita non è dura
più pedalabile. Se ti stacchi da ruota sei finito, perché la scia conta troppo. E ricordo, arrivavo vicino a casa a Monte Campione, una volata su questi strappi per non staccarmi, poi dopo recuperavo un pochino sui falcio piani e tornanti, mi riportavo nelle prime posizioni e poi mi facevo sfilare. Avevo perso anche qualche metro in cima alla salita. E tu facevi? Andavi in C davanti e poi ti lasciavi sfilare per fare la salita a una velocità leggermente più bassa, ma sta sempre accodato ai primi. Ma era una cosa obbligata, perché sì, come c'era una curva, la strada che scendeva appena appena, rimontavo, recuperavo un attimo, ovviamente perché la salita lo permetteva. Certo. Ecco Massimo, qui... Qua è dura, eh? Qui è dura. Io ai tempi non avevo più del 25, secondo me. E no. 25, no. Arrivato poi il 27, quando è arrivata un po' la mentalità di usare i rapporti più agili, io ottenevo il 23 sotto il massimo, il 25 lo mettevo qua. E mi ricordo che qui salivo ancora col 39-23. Adesso io sto salendo col 36-29 il massimo. Io qui avevo ancora il 39-23, quindi 6 denti in meno dietro e 3 denti in meno davanti. E wow, il 25 lo mettevo fra 300-400 metri. Ovviamente questo perché per testarmi dovevo riuscire a salire forte, cioè rischiare di saltare. Se tanto mi dà tanto, non hai visto una frequenza di pedalati di 70, 80? 80 no, ma 70 sì. Tanto mi sa. Ho venuto col 39, 23, il mio commento è: era meglio averti come amico in gruppo, perché andare su quel ritmo lì. Non a caso, Paolo, hai vinto due giri d'Italia. Sì, calcola che sulle pendenze dure io pativo un po', però ero uno che andava a cronometro e riuscivo a mantenere un passo regolare per tanto tempo, perché alla fine su una salita del genere, l'ho già detto varie volte, è meglio che vi tenete qualcosa di riserva, perché se volete adesso, se vuoi Massimo, sai quanto tempo hai per salire a tutta, dallo stare bene a andare in crisi? Guarda, sono pienamente d'accordo, ma questo è l'errore che vedo fare molto spesso anche durante le gran fondo da domenica. Partecipanti, appassionati, ciclomatori, corridori che partono a tutta sulla prima per trascinarsi sui gomiti fino ad arrivo. E guarda davanti, Massimo. E guarda, cercavo di non guardare, ma adesso che mi hai fatto vedere, devo dirti che mi sembra di aver capito che arriva il pezzo duro. Esatto. Il pezzo più importante. Uno dei più importanti della salita. Qua si restringe la strada, la vegetazione inizia a diradarsi leggermente. La frequenza cardiaca sale inesorabilmente anche lei. E io darei volentieri la linea a Paolo Savoldelli. Guarda, io qua salivo testa bassa, cercando di non guardare su, perché a volte guardare davanti ti demoralizza. Però qui siamo all'11, cominciano a... quanto è che non abbiamo un tornante? Guarda, penso che saranno già un 3-4 km abbondano, di più forse. C'era un tornantino un chilometro e mezzo fa, ma poca roba. Tu calcola che grandi scalatori come Pantani,
Simoni in un punto del genere avrebbero attaccato, perché studiando la salita avrebbero fatto tirare gli uomini forti fino dopo il paesino, l'ultima trainata qua, e poi qui, se uno vuole attaccare, la scia non conta più. Sì, qua la scia non conta più, conta la gestione che hai avuto prima, perché a questo punto qua puoi perdere tutto quello che hai guadagnato finora, o viceversa, se hai avuto intelligenza, ma anche la capacità di gestire l'istinto e ragionare, da qui in poi hai tutto di guadagnato su questa salita, ma specialmente in particolare su tutte le salite lunghe che superano i 15 km e che arrivano ad altitudini molto elevate, già come quelle del Croce Domini. Ma poi, ad esempio, sai che questo tratto, siamo intorno al 10-11-12%, io 9 in questo momento, 10, sembra più duro. Sì, anch'io, le mie gambe ne percepivo al 14-15. Perché, te l'ho detto, guarda, questa è una grande sorpresa per me. Io qui pensavo di essere al 13-14 e invece è più duro perché è continuo, perché non hai recupero. No. Guarda, 10%. Qua è micidiale. Siamo intorno al 14esimo chilometro. Diciamo che dal chilometro 13 inizia la fase più delicata della salita. Ma molto, sempre paesaggio, sempre stupendo. Però devo dirti che adesso faccio meno caso al paesaggio e qua guardare avanti diventa veramente qui una cosa che ti butta giù. Stanno facendo dei lavori di manutenzione, vedi i sassi sulla strada? Sì. Stanno posizionando delle reti perché è un posto dove ci sono delle valanghe, nonostante sia il bosco, e probabilmente la provincia di Brescia ha optato per posizionare delle reti. Guarda che come strada, guarda il fondo stradale, è un biliardo, è tenuto bene, è come un biliardo. È una strada che durante la guerra ci sono stati dei problemi, è stata chiusa per un po', poi è stata risistemata e è stata riaperta, e quando arriveremo in cima a destra c'è la strada più in alta quota di tutta Europa per parecchi chilometri. Ma va? Sì, sì. Il livello di questa salita, Passo Croce Domini, di 1400 metri. Si hanno dei tratti, specie nella prima parte, in cui la strada ti concede respiro, di conseguenza l'altitudine e il dislivello non si recupera qua, su questa seconda parte. Siamo a circa 4 km dallo scollinamento. Comunque Massimo, dimmi. Io sto salendo col 36-27. Sì. Prima ho usato il 29. Ho sempre pensato che questo tratto avesse delle pendenze. Beh, adesso è arrivato, è 14%. Qua, sì. Ma probabilmente arrivavo sotto a questo per fare il tempo troppo forte e mi sembrava più dura. Questo era il punto dove io saltavo se non avevo la gamba. Qui da dietro 300-400 metri alla prima curva, se non riuscivi a rilanciare, basta,
cedevo più di una volta. Qua sul tornante c'è una fontanella, c'è un tubo in curva dove esce l'acqua, e mi è successo ancora di fermarmi a prendere l'acqua perché ormai non riuscivo più a fare una buona prestazione. Oh, qua è dura, eh. Qua meno male che c'è questo tornante che ti consente veramente di prendere un po' di respiro, ma questa è la fase dal 14esimo al 16esimo chilometro, quella più impegnativa, ma guarda che bello. Qui si rifiata un po'. Sì. Chi vuole prendere fiato può farli larghi questi tornanti. Qui siamo al 6-7%. Sai che comunque fatto in allenamento a tutta, fatto in un certo modo, cambia completamente la percezione della salita. Qui poi per fare il tempo bisognava buttare giù il rapporto, alzarsi in piedi e continuare a rilanciare fino all'altopiano. Aspetta, guardare giù, vedere la strada che hai fatto, a parte che non ti sembra quasi. Guarda qua, tubo dell'acqua, ce n'era poi un altro che non ho visto. Sul tornante. È una signora salita questa, eh. Una salita con S maiuscola. Adesso comunque è il tratto in cui sto facendo più fatica da quando siamo partiti. Sì, 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 anch'io. Anch'io. E guarda che stiamo cercando di gestirci bene, ma io comincio a sentire la gamba gonfia. Sai, quando mi si gonfia è perché comincia ad essere vuota. Perché il mal di gambe viene non solo per la fatica, ma anche perché mancano delle energie. Qua comunque sono, è un'ora e 10 abbondante che le gambe sotto tiro, e qua il dispendio calorico è veramente importante. Tu lo sai, ma pensa, rivolgendoci a chi ci segue, durante un tappone il dispendio calorico si avvicina alle 6.000 calorie. Ma secondo me, in cima poi lo vedremo, 1.500 l'avremo consumato su questa salita, penso. Anche secondo me. Altro tornante, altro regalo. Il regalo è questo piccola boccata d'ossigeno per proseguire. Comunque qua io adesso mi accorgo che mi manca la distanza su una salita del genere, perché 12%, 13%, 11%, c'è la media è del 10. Comunque è incredibile come, analizzando questa salita, come stiamo facendo io e te, controllando i dati, ho scoperto una cosa che mi ha lasciato senza parole. Sono stato convinto per anni che il tratto più duro fosse quello sotto i tornanti che abbiamo appena superato. Invece no. E invece è perché probabilmente arrivavo lì fuori giri. Tu guarda, la diversa gestione di una salita ti fa cambiare proprio anche l'interpretazione, il punto di vista e anche i punti di riferimento. Diciamo che questa che stiamo facendo noi è un'analisi oggettiva. Poi, quando tu correvi ed eri un professionista che puntava a vincere il Giro d'Italia, vedevi la salita forse da una prospettiva più
soggettiva per il modo in cui tu la interpretavi. Oggi la stai interpretando forse nella maniera in cui viene scalata dalla maggior parte dei ciclomotori e degli appassionati. Quante moto di tedeschi? Gatti loro che vanno su moto. Qua è dura, eh. Porca miseria. 10%. Ma pensa, io qua... Ma è incredibile. Comunque questa è una vera salita. Altro che. Venitela a fare, perché se venite anche con la famiglia, fate salire la moglie in macchina, in cima c'è il rifugio, mangiate, state lì a prendere il sole. È una giornata che merita, una salita che merita, sono posti che meritano. Ma guarda che bello. Comunque qua che... No, non devi dare le Dolomiti qua, eh. No, no. Tu calcola che io ho degli amici che l'inverno salgono con la Jeep, col carrello, con la motoslitta, si fermano al paesino sotto e vanno a fare dei giri lunghissimi in mezzo alle montagne, perché non sono ripide comunque, no, sono abbastanza accessibili. Sai perché i guardrail sono marroni? Perché? Io pensavo fossero arrugginiti. No, no. Invece sono così per creare un impatto ambientale più basso. Sì, praticamente gli viene fatto un trattamento, Corten mi sembra che si chiami, che il ferro viene messo a bagno in un acido, fa questa reazione, non vengono verniciati, di modo che invece del classico color alluminio, color zincato, zincato che spara molto, si notano meno. Qua siamo praticamente alla fine del duro. Ah. Guarda, 16 km, 16 km ne mancano circa 2. Qui puoi mettere anche 53. Scende leggermente, c'è un rifugio qua. La strada poi sale ancora con un paravalanghe, da quello che mi ricordo, e la strada che si vede in alto sulla destra è la strada che ti citavo prima. Quella più alta d'Europa. La strada più alta d'Europa in alta quota, che arriva al rifugio Maniva, mi sembra, viaggia tutta lì in alto, ce ne deve essere anche una parte sterrata, se non sbaglio. Sì. E è un giro spettacolare. Però guarda che grande soddisfazione arrivare fin quassù. Io ti dico, è molti anni che vado in bicicletta, però oggi ho provato un grande piacere a pedalare con te, a percorrere questi tratti, ma quando ho visto che spianava lì, veramente era un regalo inaspettato. Non me lo aspettavo. No, difatti la bellezza di questa, di solito le salite ti fanno arrivare lì al Gran Premio dalla montagna soffrendo di brutto. Il bello di questa salita è che soffri tanto prima, ma poi qui alla fine te lo gusti. Senti quest'aria, guarda qua intorno, che bello. Sembra veramente di pedalare in un libro di favole. Poi la cosa bella è che anche fino in cima si dirada la vegetazione leggermente, ma è sempre verde. Io ho ancora sul 53. Qui la strada, dopo quasi 17 km, sale al 3-4%. Adesso si fa sempre mezza costa, perché se tu guardi la valle, vedi che noi siamo stati sempre sulla sinistra salendo. Sì. Da quando abbiamo superato quel bivio della strada che saliva da Breno, non cambi più costa. No, ma guarda che panorama. No, no. Veramente un invito a tutti a scalare questa salita inedita. Guarda su in alto, che qua la vedi bene, quella strada di cui ti parlavo. Sì. Vedi? Noi questa strada a sinistra troveremo il rifugio. Quella strada noi non la faremo. Difatti le prime volte che salivo e arrivavo qua, vedevo quella strada, morale a terra, e mi cadeva il morale sotto le scarpe.
poi mi rendevo conto che il rifugio si trova sulla sinistra, perciò quando fate questa salita non fatevi ingannare, trovate questo spianamento e ormai ci siete. Però vale la pena di farla, quella strada merita tutto. Una salita questa un po' più sconosciuta, però l'invito che facciamo è quello di venire qua e farla in bicicletta. Poi ci sarebbe una giornata come oggi. Peccato però che sia stata introdotta in un grande giro solamente 3 volte. Quattro volte. Peccato. Ma perché? Ci sono altri passi più su per attraversare le montagne, lo Stelvio e il Gavia vengono fatti quelli, no? Nella tappa l'avevamo fatta adesso un'altra volta, 5 volte, nel giro vinto da Gotti nel 97. Abbiamo fatto, adesso mi ricordo, abbiamo fatto la salita da Idro, siamo scesi, ci abbiamo fatto la Prica, il Mortirolo e siamo arrivati a Edolo. Ah, quindi 5 volte. 5 volte. Altro fattore di grande importanza è attenzione alla montagna e ai suoi sbalzi climatici, perché sai, arrivare a 2000 metri è freddo e quindi avere sempre una mantellina, i gambali e tutto il resto, perché come il paesaggio e l'atmosfera è dolce e gradevole, in pochi momenti può diventare fredda, rigida e metterti in difficoltà. Quindi non facciamoci mai trovare sprovvisti e portiamo sempre attrezzatura. Oggi, poi come parlavamo prima, l'abbigliamento ti consente di avere con te tutto in tasca, di vestirti a strati e non farti mai cogliere impreparato, perché è una situazione abbastanza antipatica. Guarda, questo è il rifugio. Guarda, qui la vedi bene quella strada, guarda che è dura la prima parte, eh? Ma qual è quella sterrata? Questa qui è, ce n'è una parte sterrata. A sinistra si va verso il lago di Idro, si sale ancora per 1 chilometro e si scende poi per 25. A destra si sta in alta quota e diciamo a 3 versanti per arrivarci a questa strada, questo passo. Sì. E ci siamo quasi, eh. 1:22 fino adesso, siamo andati meglio di quello che pensavo. Ma guarda, veramente. Secondo me, se avessimo provato a fare una prestazione, ci avevo messo in 10 minuti meno. Allora io te l'ho detto, intorno all'ora. Intorno all'ora questa sera. Meno di andare. Intorno all'ora, però sai, voglio andare forte. Quando abbassi il tempo, dall'ora è 20, 25 andare all'ora 15 è un conto. Dall'ora 15 all'ora 10 è un conto. No, sì. E poi sotto diventa 10 veramente secondi sono tanti. Difficile. Adesso rifugio. Qui avanti, sulla sinistra, dovremmo trovare un cartello che ci indica proprio l'altitudine. Vedi, questo è il rifugio, sì, del Passo Croce Domini a 1895. Qui abbiamo praticamente la fine della salita. Fermiamo il tempo. Massimo, ce l'abbiamo fatta anche oggi. 1:23 di scalata, 18 km, 220 metri. Noi siamo partiti dall'inizio ufficiale. Velocità massima 30 all'ora, velocità media 13 all'ora. Guarda, 1452 calorie. Ho bruciato solamente il 26% di grasso perché l'intensità dello sforzo è troppo alta e ho sempre usato carboidrati. Qui sono nelle fasce di allenamento. Nella fascia 5 a tutta non ci sono mai stato, per fortuna. Fascia 4 23 minuti, la maggior parte della salita è 55 minuti al medio. Siamo poi sul discorso dell'altitudine, 1873 praticamente precisa.
Quante calorie hai consumato, Paolo? 1.395. Io 1.089. Vuol dire che hai fatto più fatica tu. Il problema è che io ho più peso da portare in salita. Tu sei una Ferrari e consumi di più, è normale. No, spieghiamo ai nostri cicloamatori che ci seguono. Più è alto il peso e più serve potenza da portare. Io sono 6-7 kg più di te, quindi per salire con te devo avere più potenza e ho consumato di più. Poi può darsi che abbia il motore più grande. Comunque Massimo, abbiamo concluso anche questa salita, la grande salita di Bike Channel Passo Croce Domini. L'ho voluta inserire perché è una salita che merita veramente. Consigliamo a tutti i nostri telespettatori di venire a farla. Assolutamente, sono del tuo stesso parere, una salita bella, lunga, ma ti dà anche tempo di guardarti in giro e godere il panorama. Porta anche la famiglia perché è un luogo adatto alla bicicletta, ma anche alle escursioni a piedi e con la mountain bike. Salite tranquilli, prendete il vostro passo. Adesso io e Massimo vi salutiamo e vi aspettiamo per la prossima puntata delle salite di Bike Channel. Alla prossima, ciao!